Malesia, seconda gara del calendario. Su questo circuito Pirelli porta la stessa combinazione vista in pista nel 2012. P0 Hard, caratterizzata quest'anno dalla banda arancione, e P0 Mini. Il P0 arancione è la soluzione più dura e conservativa della gamma Pirelli, ideale in una gara che richiede un impegno eccezionale per le gomme. L'asfalto abbastanza abrasivo accentua sia i fenomeni di usura che quelli di degrado termico a causa dell'elevata energia trasmessa allo pneumatico. A questo si aggiungono condizioni meteo estremamente variabili, con alte temperature e possibilità di piogge torrenziali. Anche in assenza di pioggia, l'umidità sfiora l'80%. La nuova mescola Hard è più morbida di quella utilizzata nel 2012, tanto da poter essere paragonata, in termini di prestazioni, ad una media dello scorso anno. È cambiato completamente il range di utilizzo ottimale, divenuto più alto e reso simile a quello della Soft. Tra la mescola Hard 2013 e la mescola Hard 2012 ci si aspetta un miglioramento prestazionale di circa 4-5 decimi di secondo al giro. Al P0 arancione verrà affiancato il P0 Y. Normalmente sviluppato per essere usato come Prime, in Malesia trova una sua naturale connotazione come opzione morbida e più aggressiva. A Sepang, infatti, gli pneumatici sono particolarmente stressati, dovendo garantire prestazioni con temperature di esercizio che raggiungono picchi di oltre 130 gradi centigradi sulla parte interna del battistrada, a causa di accelerazioni laterali che raggiungono anche i 3,9 G. Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalle alte temperature, che rendono più difficile la dissipazione del calore e rischiano di generare fenomeni di surriscaldamento. Le alte temperature del tracciato, unite ad una pista abbastanza abrasiva, potrebbero portare a fenomeni di degrado piuttosto elevati e superiori a quelli visti in Australia. La media dei pit stop lo scorso anno è stata di 3 soste a vettura e per quest'anno ci attendiamo strategie simili.